Kam è nato nel 1970 su un approccio diverso rispetto a quello che poteva essere la routine dei laboratori. Io ho avuto esperienze negli Stati Uniti, abbiamo introdotto per i primi in Italia un discorso di completa automazione a livello di laboratorio. Ora si parlava di autoanalyzer che erano in condizione di fare una decina di esami sullo stesso campione. E questo ci ha permesso di portare avanti già fin da allora dei discorsi di medicina preventiva, più che di medicina preventiva, di diagnosi precoce di quelle potrebbero essere le patologie che una popolazione poteva andare incontro. Abbiamo avuto la possibilità di fare degli screening sul diabete, stiamo parlando degli anni 70, a livello di alcuni comuni. Screening a livello di bambini sul discorso dell'Helicobacter pylori a livello gastrico, eccetera. Screening a livello del tumore della mammella nel comune di Villa Santa. Tutto questo ci ha portato automaticamente a integrare la parte di laboratorio con una parte di polidiagnostico, cioè ambulatori dove si potesse svolgere questo tipo di attività. Però direi che in maniera principale noi ci siamo dedicati alla medicina del lavoro. Il CAM ha avuto la possibilità di avere contatti con università tipo di Pavia, perché allora erano i primi a portare avanti questo discorso insieme all'Università di Milano sulla medicina del lavoro. Le aziende allora non avevano ancora degli obblighi particolari da parte della legge di seguire determinate, diciamo, ricerche su quello che poteva essere il danno ambientale dovuto ai dipendenti che lavoravano all'interno dell'azienda. Noi per primi siamo stati quelli ad offrire questa opportunità, ma non solo studiare quale patologia poteva incorrere il dipendente a contatto con elementi tossici, ma soprattutto a livello ambientale quali potevano essere questi elementi che potevano poi incidere sulla salute del lavoratore. Questo ci ha permesso di partire per primi sul piano della medicina del lavoro e sul piano della ricerca degli ambienti di lavoro, per cui quando sono nate poi il governo ha fatto le leggi per cui era obbligo fare queste cose, noi ci siamo trovati immediatamente sul mercato e devo dire che abbiamo acquisito le più grosse aziende multinazionali della Brianza, ma forse anche non solo a Brianza ma anche a livello di altre regioni, che ancora noi abbiamo e con i quali teniamo dei rapporti veramente ottimi, tant'è che alcuni ci hanno affidato addirittura un discorso di studio del benessere dei propri dipendenti. L'abbiamo fatto con una grossa multinazionale qui, abbiamo fatto una ricerca sull'obesità, quella che noi chiamiamo sindrome metabolica, sono stati visti più di 2.400 persone. Siamo intervenuti sulla quella che era la mensa delle aziende, mettendo con colori quelli che potevano essere i piatti dal rosso al verde più pericolosi, no? Per cui il rosso più pericoloso, il verde era il piatto che secondo noi era migliore rispetto a tutto il resto,
e i risultati sono stati che le mense hanno dovuto cambiare la tipologia dei pranzi che offrivano, perché molti non riuscivano più neanche a venderli. Per cui questo ha portato sicuramente un grosso miglioramento, che noi abbiamo avuto come riscontro da parte dell'azienda, la quale ci ha scritto che grazie a noi l'assenteismo era calato del 30%, per cui l'investimento fatto aveva un grosso ritorno che forse era migliore di quanto loro avessero speso. Il Camero ormai si sta portando non solo sulla diagnostica, ma soprattutto sulla cura della salute della persona sana, cioè il mantenere lo stato di benessere della persona, uno stato psicofisico ma anche mentale. Purtroppo invecchiamo tutti, io per primo probabilmente, per cui tutte quelle che sono le malattie del vecchio, che soprattutto colpiscono i movimenti e il cervello, sono sotto la nostra attenzione. Magari prima perché cerco io di curarmi, ma secondo perché questo ha un grosso impatto sociale sul territorio. Questa prevenzione sicuramente porta a un risparmio anche dei costi della sanità. Se le persone non si ammalano, lo Stato risparmia. Per cui più persone riusciamo a mantenere nello stato di benessere, meno costi avrà la società. La struttura dovrebbe essere consegnata con i primi di luglio. Noi abbiamo progettato un trasferimento entro agosto, per cui pensiamo, speriamo almeno, che se non succede niente, di poter essere operativi qua con i primi di settembre. Sicuramente ci sono indubbi vantaggi dal punto di vista logistico, proprio perché tutte le sedi di Monza vengono riassunte in quest'unica struttura, quindi ci saranno queste enormi sinergie tra tutti gli operatori dal punto di vista clinico, diagnostico e strumentale. Noi sul fronte, mi chiedevi, della comunicazione, abbiamo proprio in contemporanea all'ultimazione di questo edificio inaugurato questo progetto che abbiamo chiamato Costruttore di Salute, che include una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, di formazione, ma anche di, noi lo chiamiamo, porte aperte al CAM, quindi il nostro intento è quello di andare a proporre delle opportunità di aggiornamento, ma anche proprio di informazione su diverse tematiche sanitarie. In primis sono sempre tematiche di prevenzione, e in contemporanea di offrire per esempio degli open day, quindi delle giornate in cui le persone possono rivolgersi, entrare nella nostra struttura e sottoporsi a degli screening preventivi gratuiti. Abbiamo appena concluso quello sullo screening ecografico della tiroide. Tutte queste iniziative poi hanno un successo che va sempre oltre le aspettative, tanto che da un giorno che doveva essere appunto l'open day è diventato un 3 days, perché abbiamo cercato ovviamente il più possibile di andare incontro alle grandi richieste, quindi abbiamo dovuto triplicare la data, e devo dire adesso stiamo preparando la relazione tecnica sanitaria che porterà dei risultati veramente molto interessanti, perché ci sono persone ignare delle proprie patologie nelle quali abbiamo trovato appunto segni che danno delle indicazioni, per cui sicuramente è bene che verranno seguite. Iniziativa analoga sarà a luglio, con di nuovo un open day sul discorso delle osteoporosi, per poi proseguire con settembre con altre occasioni, diciamo, di fare salute e di costruire salute. E dal punto di vista economico è stata proprio una scommessa che il CAM ha fatto proprio per investire, per andare avanti e per offrire sempre di più a tutta la cittadinanza, a tutto il popolo monzese, a tutta la cittadinanza sia di Monza che dell'Interla, e soprattutto alle 3.500 aziende che offrono e usufruiscono dei servizi CAM, dei servizi sempre più completi. E questo è stato proprio una scommessa in questo periodo, come si diceva, proprio nel credere nel progresso, nel fatto di andare avanti e nel fatto, in una situazione così difficile, di investire ugualmente, credendo nel futuro, perché senza futuro ovviamente non si può andare avanti. Questa struttura nasce con un intento nuovo, con un intento di fornire al paziente una medicina il più completa possibile, cercando di concentrare in un tempo ridotto tutte le prestazioni che sono necessarie alla diagnosi e alla terapia del paziente. Nasce con un avanzamento tecnologico importante rispetto a quello attuale, sia nell'ambito della radiologia con una risonanza magnetica ad alta potenza, sia con la TAC multistrato di ultimissima generazione.
nasce con un day hospital avanzato in cui sia possibile gestire anche in regime di day hospital e quindi comunque in tempi ridotti dei pazienti critici per quanto attiene la loro situazione sanitaria di base. Comporta un notevole avanzamento e incremento delle prestazioni che siamo in grado di offrire, proprio perché riteniamo che il paziente debba poter avere tutto quello di cui ha necessità all'interno della stessa struttura, non deve perdere tempo a peregrinare tra strutture diverse e non deve perdere tempo inutile in attese, appuntamenti distanti tra di loro, sia per gli aspetti pratici, veri e propri, di quello che è la necessità di un paziente che non può permettersi di perdere tempo e giornate lavorative per completare il suo iter, soprattutto per gli aspetti psicologici. Un paziente che ha un problema vuole sapere immediatamente che cosa ha e vuole anche sapere immediatamente che cosa deve fare per risolverlo. E questa è la nuova filosofia che ci ha un po' spinto a creare questa struttura. Una struttura che nasce sicuramente con una tecnologia molto avanzata, ma vicina al paziente in un ambito di accoglienza, vorrei dire quasi casalingo, che sicuramente non è il termine corretto, ma rende un po' l'idea di quello che abbiamo voluto, un posto dove un paziente si possa sentire a casa, si possa sentire accolto, si possa sentire veramente curato in tutti i suoi aspetti. Barbara, Anna, Luisa, Katiuscia. Siamo lo staff del CAM, rappresentiamo l'accettazione generale, la fisioterapia, l'accettazione secondo piano check-up e radiologia e dei surgery. Siamo molto contente di questo nuovo cambiamento in questa struttura molto grande, anche in questo momento così di crisi. Ringraziamo la nostra azienda di aver fatto questo ulteriore salto di qualità.